Guardi, il ministro Fornero, ma soprattutto il governo Monti, lo stesso presidente del Consiglio Monti, credo che abbiano offeso i cittadini nel momento in cui dicono, come continuano a dire, che la ragione per cui gli effetti di quest'anno di governo Monti non si sono visti è colpa dell'opposizione che hanno fatto opposizione. Aveva una maggioranza bulgara in Parlamento, aveva una maggioranza di destra, di centro, di sinistra, l'unica forza politica che ha fatto opposizione in Parlamento era l'Italia dei Valori, e sta a vedere che adesso non sono riusciti a fare quelle leggi che servivano per modificare il Paese perché non avevano la maggioranza. Mi scusi, Monti sta dicendo che deve modificare l'IMU, deve modificare l'ICI, deve modificare il sistema delle tassazioni, deve avvenire più incontro alla scuola pubblica, alla sanità pubblica, ma perché non l'ha fatto? E così lo dice pure Bersani, così lo dice pure Berlusconi. Addirittura Berlusconi dice oggi che tutto quello che ha fatto Monti è sbagliato. Bersani dice che quello che ha fatto Monti è sbagliato e lo stesso Monti dice che quello che ha fatto lui è sbagliato. Ma allora se ne vadano a casa, non pretendono ancora di stare in Parlamento. Per questo noi vogliamo fare una rivoluzione civile per evitare che si torni alla rivoluzione violenta. Rivoluzione civile lo troverete anche nel nostro simbolo unitario che la società civile, i movimenti, le associazioni, le forze politiche che hanno fatto opposizione, cioè Italia dei Valori, dentro il Parlamento e fuori il Parlamento, le altre forze politiche che insieme a noi hanno raccolto queste firme, oggi diamo una risposta concreta, dalle parole ai fatti.